chiamo Sebastiano Amato, sono il presidente della Società Sebastiano di Storia Patria e in questa veste immediatamente invado il territorio di Balzo e il cuore del territorio di Balzo è questo salone, ma lo faccio con piacere perché oggi si presenta un'opera, poi dirò brevissimamente tre parole, che dovrebbe essere il vademecum di ogni palazzolese, perché ogni palazzolese addirittura nell'onomastica vastissima del volume ritrova probabilmente una parte della sua storia e di conseguenza nel libro ci sono 50 anni della storia di questo piccolo e importante paese che danno il senso della identità, non nella immobilità, ma nel dinamismo che alle volte arrivava naturalmente addirittura ai ferri corti per la conquista del potere e che smentisce tante visioni della nostra Sicilia come un mondo dove tutto scivola, dove tutto rimane immobile. Ed è quindi giusto che in apertura di seduta il sindaco di Palazzolo dica la sua ai suoi concittadini e a noi indegni suoi ospiti. A lei. Grazie. Grazie del professor Amato. A me non il compito di entrare nel merito del libro, ma quello di, appunto, nella qualità di sindaco, insieme all'assessore alla cultura, di portare di salute a tutti voi dell'amministrazione comunale. Mi corre l'obbligo, ma vi assicuro che lo faccio con estremo piacere, di dare il benvenuto al professore Barone, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania, al professor Amato, che questa sera farà da moderatore, presidente della Società Storia Patria di Siracusa, se non ricordo che. A Luigi Lombardo, nostro concittadino, perché voi tutti ne conoscete, quindi non c'è motivo, diciamo, che io lo presenti. Chiaramente un saluto anche a coloro che introdurranno l'argomento, il presidente del Balanzur, professoressa Pernici, e il presidente dell'INSA, avvocato Sebastiano Impantini. Un grazie, lasciatemelo dire, all'autore che saluto. E come dire, nelle cose tante volte avvengono così a sensazione. Quando Salvatore è venuto, sto scrivendo un libro, professore, quante persone vengono, sto scrivendo un libro. Siccome Salvatore credo di averlo guardato, perché già in un'altra occasione avevo avuto modo di apprezzare un'altra sua opera su Giuseppe d'Albergo, lui dice: sto scrivendo un libro, l'amministrazione in qualche modo è interessata, in qualche modo lo organizziamo, qualcosa. Dico sì. Sindaco, come fattore di fiducia. E oggi devo dire, dopo aver letto qualche pagina di questo libro, perché l'autore ha avuto questa accortezza di farmelo avere con anticipo, devo dire che quella fiducia è stata ben riposta. Io devo fare i complimenti sia per l'ampio periodo trattato nell'ambito di questo testo, andiamo dal 1812 fino a dopo l'unità d'Italia, ma devo fare dei complimenti e vi accorgerete un po' che è così, almeno io l'ho trovato così, di quella che è la semplicità, diciamo, con cui è scritto nel libro, cioè l'accessibilità del testo, quasi a volere fare trasparire l'aspetto didattico. D'altronde Salvatore è un professore, quindi come tale professore di lettere questo aspetto didattico si inerisce. E chiaramente non posso che dire a nome di tutta la comunità un grazie per questo lavoro di ricerca, perché io ritengo che c'è stato un lavoro di ricerca particolarmente intenso e particolarmente, diciamo così, inattento. Lo testimoniano le 10 pagine di bibliografia che trovate in fondo al testo. Chiaramente non entro nel merito del testo perché lo faranno i relatori, grazie a lui e grazie a tutti voi per la presenza. La parola adesso passa di nuovo al moderatore.
Sebastiano Infantino, presidente dell'Istituto Studi Arezzi, innanzitutto benemerito per Palazzolo, non devo parlare io, lo conoscete meglio di me e quindi gli lascio la parola. Sì, buonasera a tutti gli intervenuti, ai soci dell'Istituto Studi Arezzi, che vedo qui numerosi, agli amici e agli interessati. Io ringrazio l'amico Salvatore Greco per avermi concesso l'opportunità di partecipare a questa serata, sia personalmente sia in quanto presidente dell'Istituto Studi Arezzi. E lo ringrazio per due motivi fondamentali. Da un lato, per aver individuato l'Istituto quale partner fondamentale della sua attività di studio e per la realizzazione del suo ottimo lavoro, oltre che per il ruolo importante che lì ha avuto appunto nel tempo e nello spazio, nel territorio di Palazzo Macrede, e soprattutto perché l'attività di studio compiuta all'interno di questo libro si avvicina prepotentemente a quello che poi lo statuto dell'Istituto in realtà vuole, che è lo studio in sé delle tematiche storico-archeologiche di Palazzolo, di Acre in genere. Nonché lo ringrazio anche per il cospicuo uso di testi e dell'Istituto Studi Arezzi che l'amico Salvatore Greco ha utilizzato per la creazione e per la scrittura del suo libro, come si può benissimo vedere dalla bibliografia del testo che ho in mano. E un altro ringraziamento particolare lo faccio sempre a Salvatore Greco per aver studiato in maniera approfondita e attenta un'epoca di importantissime trasformazioni politico-sociali relativa al nostro comune, non solo appunto riferimento al nostro comune, ma come si vedrà nel libro attraverso l'inquadramento storico generale del periodo in riferimento poi in ambito particolareggiato proprio al territorio di Palazzo Macrede, che è un'epoca molto importante perché ci consente di capire effettivamente come poi la nostra cittadina è arrivata oggi ad avere un tessuto storico, politico talmente intenso che poi è lo stesso sostanzialmente che si riflette adesso nell'attività politica locale. Niente, volevo solamente fare riferimento nella chiusura di questo mio intervento al fatto che mi ha colpito moltissimo leggere in questo libro il colpo di Stato, come lo chiama l'autore, del barone Ercole Cappellani, che sostanzialmente quando cadde il periodo che coincise con la fine del feudalesimo, attraverso il quale colpo di Stato praticamente si introdusse all'interno della politica palazzolese, della storia politica palazzolese, un nuovo ceto emergente che era poi il ceto aristocratico borghese, non solo aristocratico legato quindi al titolo nobiliare. E questo però sconvolgimenti tali che tutt'oggi ancora a Palazzo Macrede si vivono delle differenze tra due quartieri specifici, il quartiere appunto San Paolo e il quartiere San Sebastiano, l'uno quartiere strettamente legato all'aristocrazia feudale e l'altro quartiere, quello San Sebastiano, sostanzialmente invece legato al ceto emergente, cosa che poi ovviamente si riuscì a riflettere anche, si vide anche nell'attività politica locale. Chiudo facendo notare anche un altro passaggio molto importante che riguarda la creazione di due importantissimi circoli di conversazione a Palazzolo, che furono il caffè centrale e il caffè di Civili. E infine chiudo il mio intervento dicendo che consigliando la lettura di questo volume di Salvatore Greco, che ha un valore intrinseco molto forte, in quanto ciò che vi è raccontato e documentato comprova realmente l'origine della società palazzolese attuale. Ed è forse anche dall'appassionata lettura di questo testo che potranno essere trovati stimoli necessari da tramandare poi soprattutto ai più giovani sul perché è necessario essere consapevoli della propria storia e sull'opportunità di dare un senso civico, politico, reale all'appartenenza alla società palazzolese e al tempo in cui viviamo. Grazie. Grazie all'avvocato Infantino. Invito la professoressa Anna Maria Pernice, presidente dell'associazione Bauer. A lei. Grazie. Buonasera a tutti voi, tutti i convenuti, sia soci ISE e Balansul, siamo stati tutti coinvolti da Salvatore e tutti i simpatizzanti naturalmente del protagonista di questa serata, il professore Salvatore Greco, appunto. Anch'io in qualità di presidente pro tempore dell'Associazione Culturale Parlanzul ringrazio doverosamente il sindaco il dottore Cibetta
e l'amministrazione comunale, sensibili come sempre agli accadimenti socio-culturali della nostra cittadina. Questa sera sono orgogliosa nel presentare un giovane uomo di cultura che, oltre ad essere un collega e figlio e parente di personaggi palazzolesi che conosco da una vita e con alcuni dei quali ho condiviso piccole parti della mia esistenza. Salvatore questa sera, da Verace Palazzolese, anche se non lo è di nascita, vuole presentarci questa sua fatica sulla politica e la società della nostra città nell'Ottocento borbonico. Un'opera importante a mio avviso, perché contribuisce ad illustrare puntigliosamente un periodo importante della nostra storia patria, ma soprattutto perché evidenzia come anche in un periodo così difficoltoso e scoraggiante per tanti giovani, il nostro caro amico abbia affrontato un lavoro davvero certosino, andando a sfrucciare con puntigliosità e precisione archivi sparsi in tutta la Sicilia. Questo importante testo è il risultato di un lavoro tenace e di una ricerca intelligente e oculata che evidenzia l'amore per il sapere e per la verità, che non sempre è stato lecito conoscere, coperti da omertà o da stupide diatribe, tra certi nobilotti, boriosi e supponenti del secolo scorso. Concludendo, non so per certo che l'estro e l'amore per la ricerca porteranno il mio caro collega a regalarci altre perle della sua saggezza. A lui auguro di cuore come uomo, perché nella sua vita privata possa realizzare al meglio i suoi sogni e i desideri più intimi che albergano nel suo animo. Successi e tanta grinta per la sua professione, ma ancora più entusiastici successi per la sua attività di scrittore, visto le sue eccellenti qualità e inclinazioni alla narrazione. A domani, alla Salvatore. Ringraziamo la professoressa Danilia Verdici e veniamo alla serata. Dicevo di Anzi che dovrebbe essere il vademecum di ogni palazzolese, e i due interventi che si sono susseguiti hanno confermato la mia visione. Infatti il libro, che ripeto ha svolto una ricerca d'archivio ponderosa, a Siracusa addirittura definite note torrenziali, ti ricordi? Alle volte, perché sono centinaia di nomi che però danno a convivenza la topografia onomastica di Palazzo, almeno una parte, che invitava l'autore a continuare, magari per altri 50 anni, non dico che insomma, cioè, l'ultimo anno 50 si potrebbe arrivare all'età umbertina, insomma, da quelle parti, prima della guerra di Livio, eccoci da quelle parti lì. E a parte i tanti meriti che qui io non ricordo, perché ci sarà chi lo farà meglio di me, e ci fa seguire, accanto alla dinamica politico, sociale, economica, cioè dire la forma civitatis, la forma della cittadinanza, la città come uomo, il palazzo assume, anche diciamo il progresso della forma urbis, perché la forma della città fisicamente intesa si modifica e il prodotto e produce quella dinamica politica che poco fa è stata ricordata anche a livello di Santi, San Paolo e San Sebastiano, e i circoli che naturalmente nacquero e che venivano avversati dagli altri, ovviamente per finalità non sempre specchiate, cioè in realtà per finalità di potere e di dominio del paese, dove in realtà per 50 anni un gruppo di famiglie non grandissimo si è spartito il potere, ma dove tuttavia notiamo quella dinamica delle classi emergenti che hanno portato appunto alla parrocchia di San Sebastiano, avversata da quella di San Paolo in una lotta che durò decenni naturalmente per impedire che una preponderanza economica che stava cominciando a passare da quella parte si traducesse in una preponderanza politica
pronuncio chiuso, ovviamente. Ora io chiamerò a parlare di questo libro Luigi Lombardo. Lo chiamo Luigi Lombardo perché, essendo stato l'unico mio, posso permettermi di chiamarlo Luigi Lombardo. Il dottore però Luigi Lombardo... Luigi lo puoi chiamare. Che è un etnoantropologo che è molto ricercato in questo territorio e molto addato alla identità del territorio che di Blei che sta intorno a Palazzolo, e persona oltremodo indicata a parlarci appunto di questo libro. A te Luigi la parola. Allora, buonasera a tutti, grazie di avermi preferito a tanti magari specialisti e grazie per avermi affiancato al professor Barone, che naturalmente dirà le cose più importanti e darà le coordinate ulteriori a questa opera preziosa per la storia, non dico solo locale, ma la storia globale. E infatti un libro che è vero parla di realtà locale, ma lo fa con un occhio alle dinamiche più generali, regionali, nazionali, attenta alla bibliografia dell'argomento, sull'argomento, cioè è un libro che si impone per la sua attenta analisi, per l'attenta consultazione delle fonti archivistiche e per l'interpretazione poi che ne dà di queste fonti, perché non è che consultare gli archivi significa avere la verità in tasca. Documenta monumenta non è affatto vero, perché anche i documenti si devono leggere, oltre a leggerli dal punto di vista paleografico, e già è un lavoro parecchio improbo, bisogna leggerli dal punto di vista dei contenuti e soprattutto dare quella interpretazione. Naturalmente, credetemi, è frutto di strumentazioni critiche, ma gioca anche quello che io chiamo l'immaginario storico, che ciascuno storico ha, possiede, perché la storia non esiste, è sempre la scrittura, la storiografia, la memoria. Noi siamo sempre presenti a noi, il passato lo raccontiamo solo nel presente, come anche il futuro, è tutto presente dunque, e dunque la storia, i fatti vengono sempre rapportati all'oggi, ed ecco la lettura che cambia anche con le epoche storiche. Quindi l'interpretazione spesso si fa in base allo spirito pubblico, come lo chiamavano allora, questo sentire popolare che c'è nella comunità. A volte prevalgono dei sentimenti, chiamiamo di sinistra, a volte di destra, tanto per essere banali e come dire, capirci cosa voglio dire. Spesso lo stesso fatto viene raccontato in un modo in un'epoca, lo stesso fatto si racconterà in altro modo, e allora dice la verità, non esiste una verità, no, probabilmente quei fatti hanno significato qualcosa e i protagonisti hanno agito in base a dinamiche che certamente solo loro conoscono, ma che noi cerchiamo di interpretare riconducendoli a dei parametri di interpretazione che sono sempre abbastanza soggettivi. Consapevole di tutto ciò, lo storico è, salvo greco, lo è, diciamo, addirittura laureato, ecco, come i poeti laureati di Montale, e uno, un maestro di primo livello, professore Barone, dobbiamo dire che possiede le armi della critica e della lettura storica, perché inquadra benissimo questi 50 anni cruciali della vita di questa comunità, e lo fa con una attenzione a quelli che sono gli aspetti della cultura popolare, intesa nel vasto significato più ampio possibile, cioè il comune sentire.
E questo paese, fin dalla sua fondazione, forse, si è sempre diviso in due fazioni, per motivi religiosi, a volte per motivi politici, ma vedete, non è un fatto eccezionale, perché è quello che Paganelli chiama la dialettica dei contrari, ma diciamo che è un modo di disporsi sempre della coscienza immaginaria, per cui c'è un alto e un basso, un bianco e un nero, c'è una realtà conflittuale spesso che poi si materializza nei gesti dell'uomo stesso, per cui possiamo essere nello stesso tempo spiritualisti e materialisti, perché è, come dire, un percorso della nostra mente stessa che passa da stati di euforia estatica a stati di depressione materica, e la natura stessa dell'uomo che è dolce, bipolare. E allora il paese rappresenta quasi coreograficamente questa dimensione bipolare, un alto e un basso, San Sebastiano e San Paolo, anche fisicamente spesso si descrive l'abitante di San Paolo con tratti quasi giudaici, e il San Sebastianese ora si con aspetto ariano. E io mi ricordo grandi discussioni con la buonanima di Giuseppe Rovella a proposito di queste fandonie, diciamo, razziali, ma il professore ci credeva, era convinto che ci fosse, che poi questa bipolarità, che io ammetto, si esplicasse razzialmente, cosa che a me faceva rabbrividire. Ma tutto sommato aveva colto il significato di una differenziazione che, se vogliamo, ha radici etniche, ma come dice, radici etniche, sì, perché effettivamente un altro ci lega alla città di Acre, il basso è più legato verso l'elemento giudaico, da cui poi probabilmente nasce San Paolo, gli aspetti più forti di un radicamento nei culti della terra, eccetera, eccetera. E allora lo storico, dinanzi a questo mondo così complesso, porta i fatti, quelli che Salvo ha colto negli archivi, l'archivio di Stato di Siracusa, di Noto, di Palermo, questi documenti che deve leggere, deve interpretare, perché è una, un materiale magmatico che solo chi li sa leggere e parte da alcune ipotesi può capire. E allora, vedendolo spesso al mio fianco seduto a soffrire come me all'archivio di Stato di Siracusa, posso testimoniare che ha svolto un lavoro paziente, certosino, in mano, perché quando il ricercatore si trova davanti alla gran corte civile criminale di Siracusa, si fa il segno della croce tre volte, perché non sa se ne esce vivo, perché sono processi intricatissimi. Se già, cioè, erano complicati allora, onorevole Giuliano, l'abbiamo superato, i processi, diciamo, del periodo borbonico, ma li ha letti, li ha portati alla luce rileggendoli, o leggendo, per la verità, perché vedete che è opera unica, per ora non c'è altro nel panorama storico palazzolese locale. Dunque, ma come mai Salvo ha scelto te a presentarlo? E lo dico perché, oltre ad avermi visto là soffrire, quindi lui dirà poi che io ho sofferto là, e ora, eccetera, eccetera, c'è un fatto. Io mi sono effettivamente occupato del 1812, ma non da storico, ma perché volevo vedere come iniziavano questi conflitti religiosi a Palazzone, come assumevano questo aspetto anche politico. E nel 1812 inizia questa querelle, inizia, continua, perché già
c'era un precedente sotto l'epoca feudale. Qua a questo punto stiamo inizia dal 1812, ma non ci sono cesure nella storia. La storia è un continuo, sono dei trapassi, come dire, lenti e non né violenti, per cui pensiamo 1812 inizia un'epoca nuova, 1848 ne inizia un'altra, 1860 è il paradiso in terra. No, è un continuo, perché questi processi iniziano già sotto l'epoca feudale, perché bisogna indagare questa transizione da feudalesimo a età moderna, come si attua e se anche le famiglie che operano nel 1812 sono attive anche sotto l'epoca, l'ultimo periodo dell'epoca feudale, perché in Messina di San Paolo, di Bibbia, erano legatissimi col potere feudale, era governatore, erano segreti dello Stato, insomma erano al servizio, e tutto quell'insieme di case, di palazzi che costruirono l'attuale sito, quei palazzi della famiglia Bibbia, non era altro che possedimenti della famiglia baronale dei Ruffo di Calabria, perché là c'erano le carceri, la sede dell'Universitas, l'archivio e altri locali appartenenti all'università che loro comprarono assieme alla enfiteusi dei feudi. Ma veniamo alle famiglie che, come diceva il professor Amato, vengono fuori queste famiglie doviziose palazzolese, l'aristocrazia del paese, anche questa divisa in due schieramenti. Da una parte giudica, cappellani e altre famiglie legate per vincoli di parentela, dall'altra Messina, di Zocco, di Calendoli, eccetera. I politici vengono anche dopo, ma non erano nobili politici. Nobili sono questi che io ho elencato. Tutte innamorati del loro paese, tutti combattivi, tutti pronti alla pugna, ma io che ho analizzato questi elementi, diciamo, di conflittualità sociale anche nel mondo popolare, perché sono partito da un proverbio tutto palazzolese che vi darò soltanto a metà perché è leggermente così non consono alla serata, e allora dice: I palazzolesi, San Paolista, c'è nato nei casci, ma insomma forse meglio che non la dico. San Paolista, facciate il baccone, marco le firme, tutti i baroni. San Mastianista, c'è nato nei casci, eccetera, eccetera, eccetera. Quando c'è questo, tu capisci, c'è qualcosa che non va nel paese, qualcosa che deve essere capito, interpretato, perché non sono sciocchezze folle, no? Di qualche ignorante che ha scritto, è saggezza popolare, è un modo di interpretare se stessi e anche prendersi in giro, se volete, perché l'aspetto esorcistico della cultura popolare, quello per cui si scarica attraverso i governi, i campi, cose, tutta una serie di pulsioni, tensioni sociali, e lì denunzia, sciaccia, come diciamo noi con questo fischio palazzolese, sciaccia. Ma cosa viene fuori? Inspiegabilmente quasi da tutta questa litigiosità e permalosità e faziosità alla fiorentina quasi, viene fuori un paese eccezionale. Noi ci giriamo intorno e vediamo i palazzi di grandissimo livello artistico,
le case dignitose degli artigiani, le piccole case contadine, uno straordinario patrimonio architettonico, una, un piano urbanistico nuovo, di tipo, come dire, adattato naturalmente alla conformazione, alla morfologia del territorio, vediamo che la più litigavano e più facevano cose belle. Ma come può essere questo? E allora vuol dire che c'è qualcosa che ci unisce tutti. Qualcosa ci deve essere in comune al di là di tutta questa religiosità, questo spirito comune che ci unisce, il senso della bellezza, dell'estetica, quello che un leader attuale decanta tanto, cioè la bellezza, il senso estetico, massimo. Si metteva al centro della piazza e guardava l'apparato di San Sebastiano, no? E non vi dico chi era, non so, però era una cosa bella, non è tutto sommato come quella precedente, questa notarella. Guardava l'apparato e diceva un millimetro verso la calata di San Sebastiano, doveva spostare l'arco trionfale dell'apparato di un millimetro verso la via San Sebastiano, capite? E se racconta questa cosa per dire la precisione del mastro fino all'eccesso, per la verità, oggi capono i ponti, eccetera, eccetera. E allora Salvo ha ricostruito un mondo frammentario, fatto di fatti, fatto di cose, come dire, fra di loro sconnesse quasi. Si è andato a cercare il 1848, che finora è un punto interrogativo nella storia palatina. Io stesso non lo conoscevo così a fondo, non sapevo di questo processo, lui me l'ha detto, perché vi devo dire, non è che io sappia tutto di Palazzolo, per carità, però in 40 anni di attività è capitato di leggere qualche cosa in più, e lui ha tirato fuori una vicenda incredibile, quella del 1848 a Palazzo, emblematica, che mette in luce questa famiglia messina sotto un piano diverso. Qual è il piano e l'ottica con cui guardi tu? Per la prima volta qua si parla di macino, problema del macino, cioè adesso si gioca, dopo le babbiate tra virgolette del 1812 e purtroppo i disastri del 1837, di queste due rivoluzioni particolari, perché la prima fu palermitana, la seconda fu una sorta di farsa dolorosa e tragica, che a Siracusa è stata letta in un certo modo che si poteva anche evitare di aver capito. Comunque sì, il 48 fu il 48 nel vero senso della parola, perché le due fazioni adesso non litigavano più tra San Paolo e San Sebastiano, giusto Salvo? No, adesso dicevano: io difendo i poveri, io difendo quelli che detengono, cioè si giocava sugli interessi economici, sul macino, odiato dal popolo, su cui si faranno le rivoluzioni vere poi, perché di questo si tratta. Finora abbiamo scherzato, ma adesso si fa sul serio. Fu il 48, fu il 48 perché mise all'attenzione della gente, degli interessi delle classi dirigenti, il problema della macinatura. E Salvo l'ha tirato fuori questa cosa, questa vicenda venne in attenzione. È vero che si giocava fra San Paolo e San Bastiano, giocano i comuni eccetera, ma queste sono, come dire, sono delle cose che vanno lette e interpretate. Però quando andiamo alle cose, alle sostanze della cosa, la gente non va a scioperare sulle barricate per i santi, ci va poi per i problemi seri, per il pane. Guardate, tanti proverbi, eccoli quelli che insomma contano adesso: a roba roce ridutti è, questo circolò nel 48, cutilevo pani via vicia vita, terribile, terribile nella sua drammaticità,
cioè al popolo non puoi, puoi togliere tutto e toglievano, ma non il pane dalla bocca. E questa classe aristocratica bistrattata, che è stata da noi vista sotto l'aspetto degli sfruttatori, guardate che non è così, dobbiamo stare attenti quando parliamo di aristocrazia famelica che affamava dall'altro, no, 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 c'erano dei processi di transizione fra le classi, tanto che si diceva lui sul potere, poi avassali e con un nave niente. Ma che cosa significa questo? Che spesso chi ha uno spirito, diciamo, anche cristiano, vicino di più al popolo rispetto a quella che possiamo definire la finanza di allora, no? Quelli che speculavano sulla povera gente attraverso il prestito, attraverso l'usura, attraverso tutte quelle forme di arricchimento monopolistico e capitalistico e finanziario, c'era dall'altra parte una classe aristocratica, vero, che faceva elemosina apparentemente, ma che aveva un senso della pietas verso le classi popolari più forte di quello che noi pensiamo. E dunque, anche Salvo credo è attento a non gravare con facile, come chiamarla, strumentalizzazione di idee comuni. È facile dire, ah, tutta la colpa ce l'hanno quelli che avevano, no, 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 fa un'analisi attenta dei fenomeni e va a vedere che gli schieramenti poi erano molto distribuiti, in cui alla testa fuori del 1860 ci sarà un aristocratico come Vincenzo Messina, e la famiglia Messina guiderà il modo rivoluzionario, pensate voi, qua c'è qualcosa che dobbiamo capire, è che l'amico Lucio Barone, che diciamo in queste cose sa tanto e ci dirà tanto, illustrerà, vi illustrerà, ci illustrerà, però l'ultima cosa voglio dire, questo è un libro prezioso che ogni palazzolese deve avere. Ecco, allora qua faccio un catalismo, lo dobbiamo comprare, perché i libri si comprano, perché mostrano, hanno un loro, e oggi è difficilissimo pubblicare, non ci sono sponsorizzazioni. Tutti quelli che hanno i soldini li tengono belli custoditi in banca e non finanziano le associazioni culturali come Balanzone, come Lizza, come altre associazioni. Allora facciamolo noi il nostro dovere per il anche stasera, negli altri giorni, compriamo il libro e così diremo bravo Salvo, intanto lo compro, lo leggo, poi se non sono d'accordo con te te lo dirò, ma solo leggendolo e comprandolo ci rendiamo conto del compito. Grazie, buonasera. Ringraziamo il dottor Luigi Lombardo per la bella lezione tra storia, etnologia, antropologia, il grande aspetto. Effettivamente lui ricordava che gli storici finiscono sempre per scrivere la storia del loro tempo. Questo permette di scrivere ovviamente, che il tuo proprio possiamo modestamente ripetere noi. Ed è un vantaggio del fattore. Guai a cristallizzare le idee, le verità sono tante, sono sfaccettate, ma scegliere radicalmente ed escludere, sempre scegliere, sempre eventualmente includere. E poi mi è venuto in mente parlando l'oratore di San Paolo di San Sebastiano, che anche a Ragusa c'era stata una situazione similare, fatte le debite differenze tra Iuso, per dire Ragusa, San Giorgio e sopra San Giovanni, poi Modica, Ischia, sono tutti paesi nei quali, diciamo, storia, antropologia, topografia, interessi sono mescolati e hanno dato origine alla storia di queste città. E poi un'altra cosa interessante, i mastri,
E infatti io mi sono ricordato, avendo letto il libro tutto, che a un certo punto cominciano ad apparire tra gli allistati cosiddetti proprio un buon numero di mastri che quindi dovevano investire un certo ruolo e un certo prestigio all'interno della società. E ultima osservazione interessante, la politicità della classe dirigente, specialmente immobiliare, anche di piccola mobilità, che non bisogna incasellare in un ruolo e lì naturalmente condannata ad assolverla, ma è giusto il giudizio che lo storico deve dare, riconoscere anche le capacità di adeguarsi, di recepire le idee che dall'Europa tutto sommato arrivavano fino a Palazzolo, come proprio alcune ricerche fatte in precedenza da Salvo con Luigi Amato hanno dimostrato, e capire anche la capacità di adeguamento di una classe dirigente tutto sommato periferica rispetto alle esigenze che andavano maturando e che poi nel 60 bene o male portarono al disastro del 48 a quell'altra vicenda che comunque la si voglia giudicare, cambiò naturalmente la storia della Sicilia e anche del Palazzolo. Ma ovviamente nel libro è vocato a parlare, semmai altri, il professor Giuseppe Barone, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania. Non solo e non tanto, perché ovviamente è competente, tra virgolette, della materia, ma perché l'autore del libro gli riconosce il ruolo di guida, non solo negli studi di specializzazione, ma anche nella genesi, nella composizione di questo libro che rappresenta una fatica non indifferente per uno studioso come Salvo, greco, che alle volte si dichiara letterato più che storico, ma che nel campo della storia ha prodotto intanto qualcosa che rappresenta, come ha detto Luigi, il punto di partenza della storia di Palazzolo, che deve avere sviluppi posteriori, ma che ovviamente non può essere sconosciuto a coloro i quali sono cittadini di questo bellissimo centro. Lascio quindi la parola al professor Barone. Allora, buonasera a tutti, diciamo, mi evito i ringraziamenti di Vito perché sono qui stasera soprattutto per ringraziare lo stesso Ottone, Salvatore Greco, che mi dà la gioia e il piacere di presentare questa sua fatica che è cominciata tanti anni fa, è cominciata credo 6 anni fa, quando il professore Greco ha pensato di continuare la sua carriera accademica, di ottenere una seconda laurea specialistica, e diciamo in questo dialogo che c'è stato con me, il suo relatore, ho fatto questa parte maieutica, diciamo, di spingerlo a lavorare sulla storia del suo paese, sulla storia di Palazzo Macredi, che io conoscevo avendo una frequentazione, il sindaco Cipetta lo ricorda, ci siamo visti anche in anni diciamo non tanto lontani. Ritengo che la vostra cittadina abbia una storia particolare e straordinariamente ricca, lo ricordava il professor Lombardo, e da questo punto di vista io ho tutto l'orgoglio e, se mi consentite, anche l'onore di essere qui stasera, non tanto come maestro, perché poi oggi i maestri non si trovano più, quanto diciamo un collega un po' più anziano
che ha dato alcune indicazioni che poi l'autore ha sviluppato con la sua ricerca faticosa, con la sua capacità filologica di interpretare, di leggere le fonti, di ricostruire pian piano un puzzle della, diciamo, della storia locale, che come vedremo, ma vi prometto che non sarò lungo, un puzzle che però restituisce una straordinaria vitalità di storia sociale di una cittadina come Palazzolo, che è stata davvero una piccola capitale dell'area di Iblea, cui la storia ha assegnato un particolare ruolo anche in virtù di una straordinaria e colta classe dirigente, cosa che non è di poco conto, soprattutto in questi tempi, che di classi dirigenti colte e competenti ne avremmo straordinariamente bisogno. E quindi, siccome non è frequente che una tesi di laurea si trasformi poi in un volume, che si trasformi in una monografia, questo è un particolare merito dell'autore e credo che tutti dobbiamo essere grati, perché il libro è leggibile, il libro ha una sua scorrevolezza, non si rivolge a specialisti, le note, come ha detto il professor Amato, sono state, diciamo, erano molto più torrenziali di quanto lei possa pensare, ho dovuto anch'io diciamo stimolare Salvo a ridurre la parte filologica, però a ridurla senza dimenticare il peso delle fonti. Allora, per entrare in medias res, qual è l'importanza di questo libro? Perché è importante? Perché effettivamente dà conto e ricostruisce per la prima volta in maniera analitica come nasce e si sviluppa e si costruisce una classe dirigente locale. E siccome questa cosa poi ha un valore universale, questa storia si scrive tra il 1812 e il 1860, io spero che si possa scrivere tra il 2000 e il 2040. Perché, miei cari, oggi il problema è che se tu realizzi classi dirigenti colte e competenti, il paese vola, la città vola, l'Italia vola. Scusate il paragone se è arrischiato, ma vi ricordo che oggi il nostro paese ha un momento di crisi drammatica, parlo dell'Italia, ed è un paese che tuttavia appena 50 anni fa è riuscito a diventare un grande paese moderno e industriale, la settima potenza del mondo, senza avere petrolio, senza avere carbone, senza avere ferro, senza avere materie prime, ma in virtù di una importante, colta, competente classe dirigente. Oggi c'è chiaro che la classe dirigente, ebbene, Palazzolo ha avuto questa classe dirigente, senza la quale non ci sarebbero i palazzi, non ci sarebbe l'ordito bellissimo del suo centro storico, non ci sarebbero le storie di famiglie che quei palazzi e quelle pietre e quelle chiese raccontano. Ed è una classe dirigente che nasce, diciamo, nel 1812 per una ragione molto evidente. Nel 1812, con la Costituzione siciliana di quell'anno, introdotta per volontà e spinta degli inglesi e di Lord Bentinck, che in quel momento era presente in Sicilia, siamo nel cuore delle guerre napoleoniche e la Sicilia era diventata una sorta di base navale dell'Inghilterra rispetto al blocco continentale. Nel 1812, con la Costituzione siciliana, si abolisce la feudalità. Si abolisce la feudalità, muore l'antico regime e con esso declinano e scompaiono le grandi famiglie aristocratiche
e quante palazzolo ne aveva avuto lungo i secoli, li potremmo ricordare tutti naturalmente, fino a Iuffo, che erano stati gli ultimi grandi feudatari della città. E questa classe dirigente che si autonomizza dal potere feudale, e questa classe dirigente che prende le redini del potere quando per la prima volta si forma un consiglio civico. Caro sindaco, lei oggi dirige un'amministrazione, c'è un consiglio comunale che rappresenta e interpreta gli interessi politici e sociali della sua comunità. Dobbiamo ricordare che i consigli civici, nella forma attuale, naturalmente ci sono delle differenze, per carità, che i consigli civici erano ancora per censo e non erano a suffragio universale, ma la forma, diciamo così, sostanziale, giuridica, si entra e si diventa consiglieri civici attraverso un meccanismo elettorale, anche se a suffragio ristretto, avviene nel 1812. Non c'è più un barone, non c'è più un principe che nomina i suoi amministratori, che nomina i suoi giudici, che prende, che impone le tasse ai cittadini. C'è una comunità che si autoamministra, è una rivoluzione, è una trasformazione profonda, e Palazzolo Acreide mostra una classe dirigente all'altezza di questa sfida, perché è una sfida di grande livello che riguarda tutta la Sicilia, ma che riguarda un po' tutta l'Europa, perché vi ricordo che dopo la rivoluzione francese, dopo il 1789, comunque le riforme napoleoniche stavano cambiando l'ordinamento amministrativo dei poteri locali. E a questo appuntamento del 1812 la classe dirigente, l'élite locale di Palazzolo, arriva pronta. E diceva molto bene Luigi Lombardo, e per capire perché questa classe dirigente colta e competente arriva pronta all'appuntamento, prende le mani in potere, amministra la comunità nell'interesse generale dei cittadini, poi si litiga, la libertà comporta anche lo scontro politico acuto, ma io non esagererei sulla vicenda del conflitto politico, perché c'è una comunità che cresce e si sviluppa. Tutto questo è possibile perché questa classe dirigente si è formata nei decenni precedenti, si è formata almeno a partire dalla metà del Settecento, forse anche lungo tutto il Settecento. E come dimenticare il terremoto del 1693 e il fatto che Palazzolo, insieme a tanti altri comuni della Sicilia sudorientale, deve ripartire da zero e i cittadini devono rimboccarsi le maniche, bisogna ricostruire la città. E ricostruire la città, carissimi amici, significa ripensare la città, significa dare un progetto, una forma, e quindi si seleziona un'elita ancora sotto l'egida della vecchia feudalità. Ci sono alcune famiglie, alcune personalità che spiccano a tutto tondo. E come possiamo dimenticare una figura e una famiglia come quella degli Infantino, per esempio, straordinari personaggi, medici parenti nel corso del Settecento, Don Faustino Infantino, vicario era sacerdote, vicario del vescovo, letterato, il quale riesce ad avere un rapporto diretto, grazie alla sua cultura, direttamente con la regina Maria Carolina. Vi ricordo che dopo la rivoluzione partenopea giacobina del 1799, i reali Borboni, Ferdinando I e Maria Carolina, trasferiscono la corte a Palermo. E Infantino è un uomo
molto apprezzato dalla regina, pubblica un catechismo politico, che è un uomo colto, attento, letterato, e come possiamo non dimenticare la famiglia D'Ambergo, naturalmente, a cominciare da quel Paolo D'Ambergo, marchese della Musara, anche lui, ma che personalità! Ma che personalità è stata studiata, devo dire, questa personalità dallo stesso Greco, da Luigi Lombardo, da altri studiosi che qui adesso sarebbe lungo ricordare, altro che storia locale, carissimi amici. E che ci fa Paolo D'Ambergo a Parigi, o che ci fa a Napoli, o che ci fa a Venezia, e chi è un uomo di fiducia della regina e del re, appartengono al partito realista, sono uomini del re e della regina, un re e una regina che combattono Napoleone Bonaparte, che gli ha a loro sottratto il regno di Napoli, e D'Ambergo, che è anche un letterato, che è anche un uomo di grande cultura, e l'ambasciatore segreto in tante missioni riservate che la regina Maria Carolina, straordinario personaggio, ci sto lavorando, sto scrivendo la biografia della regina Maria Carolina, personaggio straordinaria, aderisce alla massoneria, è un filosofa anch'essa, però naturalmente fumava l'opio, insomma, non è questo il punto. E come non dimenticare soprattutto la personalità del barone Gabriele Giudica, anche di un uomo il cui percorso biografico è negli ultimi decenni del Settecento, muore e morirà nel 1835, a cui tutti i palazzolesi devono, come noto, le ricerche archeologiche sull'antica Acrae, la scoperta del teatro greco, le campagne di scavo, una famiglia e un personaggio, Gabriele Giudica, che impegnò il suo ingente patrimonio, era il più ricco possidente di Palazzo, con una vendita di oltre 4.800 ducati. Fate l'incontro, 4.800 ducati sono 1.300 onze, è come se dicessimo, insomma, diversi miliardi di vecchie lire annue come reddita. Ricordo che Don Gabriele Giudica, quando muore, praticamente muore povero, perché l'intero suo patrimonio è stato consumato nella costruzione della casa museo, di quella casa museo che poi sarà saccheggiata, distrutta e solo pian piano recuperata solo recentemente a prezzo di tanta fatica. Ma che significa, carissimi amici, scoprire la vecchia Acrae? Che cosa significa scavare per cercare tombe e medaglie? Che cosa vuol dire se non avere un progetto politico e culturale? Che è un po' simile a quello di oggi, sindaco. Ma cosa abbiamo oggi? Cosa vendiamo? A cosa vendiamo, tra virgolette, ai turisti che sempre più numerosi vengono a visitare le nostre città barocche, le nostre città UNESCO? Io sto a Catania, vivo a Catania, ogni fine settimana rientro nella mia città natale, che è Modica, dove presiedo una piccola fondazione, e anche Modica, come Palazzola, crede, ha la straordinaria fortuna di avere il centro storico come centro UNESCO, insieme a Ragusa, a Scicli e ad altri centri della Sicilia sudorientale. Ebbene, sapete che 200 anni fa, più di 200 anni fa, una classe dirigente attorno all'archeologia recuperava la bellezza straordinaria dei beni culturali in un momento in cui in Europa era decollato il Grand Tour, cioè il turismo che era allora un turismo d'élite, era un turismo dei nobili, era un turismo dei ricchi borghesi, i quali venivano
a Palazzolo tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento arrivano pittori, viaggiatori, turisti, arriva un pittore come Well, per esempio, no? Che il barone Cappellani ospita e che fa girare per le antiche rovine, ed è una grande stagione, quella tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento, in cui il regno borbonico inventa il rapporto tra archeologia e turismo. Lo dico qui non per celebrare, per riprendere la polemica tra i Borboni e i Savoia, l'Unità d'Italia, non è fuori da ogni dubbio su questa polemica, che è sciocca e che non significa niente, ogni dinastia ha la sua storia e le sue vicende. Quello che sicuramente bisogna dire è che i Borboni, tra tante cose non positive che fecero, alcune le fecero invece molto positivamente: grande rispetto dell'ambiente, straordinaria legislazione civile, penale, settore giudiziario, la difesa dell'ambiente, dei boschi e la straordinaria protezione dei beni culturali. Vi ricordo che gli scavi di Ercolano e Pompei, cioè due grandi siti, più grandi siti archeologici italiani, cominciano con alla fine del Settecento, che in Sicilia i grandi archeologi sono il principe Torre Muzza a Palermo, il principe di Biscari a Catania. Siamo proprio alla fine del Settecento, e l'Andolina a Siracusa, archeologi e massoni. È un aspetto interessante, archeologi e massoni, perché la massoneria apriva verso comunque una cultura illuministica, riformatrice. Il barone Ludica sta dentro questa visione. E allora ci troviamo di fronte, ho citato solo questi, ma insomma ci sono tante altre famiglie, i Rizzarelli, i Cappellani stessi, l'Italia, ma figuratevi un po' i Calendoli, eccetera, ma tutto questo mondo emerge tra la fine del Settecento. Li troviamo a Milano, li troviamo cittadini di una interculturalità europea, per cui Palazzolo paradossalmente era molto più centrale da questo punto di vista, almeno per la sua elite colta, rispetto alla perifericità a cui il Mezzogiorno è stato condannato negli ultimi decenni. E quindi l'appuntamento del 1812 arriva al momento giusto e si incardina, dando a queste famiglie adesso il potere autonomo di governare, non più con i principi e con un feudatario, ma da soli. E cosa volete, amici miei? Che non si scateni la lotta politica? È una lotta politica, potremmo dire che è il sale della democrazia. Quello del primo Ottocento non è ancora la democrazia, ma è un regime che comincia a essere liberale, nella quale ci si contende. Dunque il libro di Salvatore Greco apre con un capitolo di bellissima lettura, che fra l'altro approfondisce un tema che lo stesso Luigi Lombardo aveva toccato in un saggio precedente, anche il professore Di Stefano, per cui era in parte noto, ma ora viene ulteriormente approfondito. Bisogna fare il consiglio civico. E chi lo fa? Inizialmente lo fa il capitano giustiziere, che è nominato dal re per la prima volta, che è il barone Ercole Cappellani. E il barone Ercole Cappellani fa un consiglio civico, ovviamente mettendoci soprattutto alcune famiglie a lui collegate. In particolare il barone Cappellani è fortemente alleato col barone Iudica, e questo partito, chiamiamolo così, Cappellani Iudica, è quello che mette il cappello sul potere locale nel passaggio tra feudalesimo e società contemporanea. Non poteva passare naturalmente tranquillamente questa transizione. Dall'altra parte c'è chi si ritiene colpito
da questa occupazione del potere che riguarda soprattutto alcune famiglie, non tutte, e sarà la famiglia d'Albergo, sarà in particolare Paolo d'Albergo, marchese della Lusarna, con ricorsi incendiati a Palermo, dicendo: ma questo è un colpo di Stato, ma com'è possibile che i cittadini più nobili, i cittadini più in vista, non siano inseriti nel Consiglio civico? Ma è così, era davvero così, davvero si trattava di un colpo di Stato? In realtà le cose stavano molto molto più complicate. Il barone Ercole Cappellani dirà: il marchese d'Albergo non può entrare nel Consiglio civico perché ha donato tutto il suo patrimonio ai suoi figli, dunque risulta nulla tenente, e poi ci sono molti nobili che sono debitori nei confronti del comune, e la nuova legge stabiliva che un debitore del comune non poteva diventare consigliere civico. C'erano dunque tante ragioni pro contro. C'è tuttavia un significato profondo in questo scontro, che non voglio esagerare, non voglio allungare, ma lo voglio rendere anche particolarmente legittimo. Intanto è uno scontro che divide, come diceva Luigi Lombardo, sotto e sopra, perché l'opposizione in quel momento, la minoranza d'Albergo, rappresenta la nobiltà sanpaolese e rappresenta le famiglie di sotto, mentre il gruppo, chiamiamolo così, partito Cappellani Giudica, rappresenta l'area San Sebastianese, rappresenta il quartiere superiore. È una divisione sociale netta, direi, in parte, non direi una divisione sociale troppo netta, tuttavia c'è il conflitto religioso, c'è la guerra dei santi, che è una storia antica, ma c'è anche la divisione politica tra il partito borbonico del re e della regina, che rappresenta l'asse Cappellani Giudica, e c'è il partito di Bentinck, il partito inglese, il partito di Castelnuovo, che è rappresentato dalla marchese d'Albergo. Questo è, quindi, in realtà lo scontro è locale, ma fa riferimento a uno scontro che c'è a Palermo tra la linea inglese dell'aristocrazia siciliana e la linea della monarchia borbonica. Come finisce questa storia? La storia finisce nel senso che ci sarà un intervento del governo centrale a Palermo, si realizzerà un compromesso tra i due partiti, e comunque nel 1813-14 il Consiglio civico di Palazzolo è in qualche modo riunificato, cioè lo scontro in qualche modo si supera. E si supera anche perché, carissimi amici, restituito il regno borbonico a Ferdinando al congresso di Vienna, si dà mano a una nuova riforma amministrativa. Adesso non avremo più i consigli civici a partire dal 1818-19, avremo i decurionati. I decurionati non sono altro che una prosecuzione del consiglio civico, e i decurioni, che sarebbero i consiglieri comunali, sono eletti sulla base di liste degli eleggibili in cui sono iscritti tutti gli elettori che abbiano almeno 8 onze di reddito. 8 onze di reddito dovete considerare grosso modo intorno a 6-7 mila euro di oggi, quindi livelli 6, sindaco, potremmo dire. Cioè, con le liste degli eleggibili del 1818-19 possono entrare anche gli artigiani, possono entrare, può entrare anche la piccola borghesia. E il merito veramente straordinario di Sacco Greco è stato di reperire tutte le liste degli eleggibili che si cambiavano ogni 4 anni, talvolta ogni 2, di averli reperiti tutti dall'inizio fino all'ultima lista del 1859, quando poi alla vigilia dell'Unità d'Italia, e di avere fatto la radiografia completa
della classe dirigente e delle sue trasformazioni, a questo punto dal 1818 al 1860. E qui scopriamo davvero un mondo nuovo, scopriamo davvero il cuore e il cervello di questa classe dirigente. Sapete quanti erano gli elegibili, cioè quelli che erano iscritti in queste liste da cui si potevano poi estrarre i decurioni e gli amministratori? Nel 1818 erano 100, 101 in particolare. Alla vigilia dell'Unità d'Italia gli elegibili erano già 237. Che significa? Significa che la base della classe dirigente locale si è più che raddoppiata nell'arco di poco più di 30 anni. Ma soprattutto l'aspetto straordinario è che noi sappiamo, grazie alla composizione di queste liste, qual è il livello economico, le loro professioni, la rendita, se sanno leggere e scrivere, se hanno parenti e nelle liste. E quindi col computer, perché questo lavoro si fa col computer, inserendo i dati e facendo calcoli, ma viva Dio la storia matematizzante, la storia oggettiva che nasce dai numeri e non dalle chimere, abbiamo numero dietro numero una radiografia delle ditte palazzolesi. E chi sono questi? Certo, per un buon 60% questi elegibili sono proprietari. Sono proprietari, non ci sono più i nomi, c'è qualche barone, certamente, Cappellani, D'Albergo, Messina, barone della Bibbia, ma in realtà sono titoli acquisiti nel tardo Settecento, non c'è nessuna aristocrazia antica, feudale, è scomparsa, sono proprietari terrieri che hanno acquisito il patrimonio molto spesso attraverso la professione, cioè l'operazione non è proprietari e basta, ma notai, avvocati, medici, farmacisti, negozianti, tutto un universo sociale che, grazie anche alla ricchezza delle professioni, acquista la terra, diventa proprietario, in alcuni casi sono proprietari compulsi dalle origini, in altri casi la professione gli dà l'accesso alla terra, in altri casi la professione rimane un valore in sé. E quindi, miei cari, scoprire, tanto per non sbagliare, che nella lista del 1828 a Palazzolo ci siano 19 avvocati, che ci siano nel 1828 10 notai, 7 medici, 2 farmacisti, che nella lista del 1841 ci sia un calzolaio e 3 falegnami, che nel 1859 ci siano 8 negozianti e 2 droghieri. Ma di che parliamo? Della Sicilia immobile, della Sicilia contadina, della Sicilia mafiosa, della Sicilia nella quale non c'è borghesia, che è la vecchia lungata, diciamo, meridionalista. O vogliamo parlare della Sicilia delle città, che non è, che certo è una civiltà urbana collegata all'agricoltura, collegata alla rendita e al profitto agrario, ma che poi ha le professioni e che ha un livello di dinamismo, ha una mobilità sociale ascendente. Questa è la straordinaria ricerca che ha fatto Salvo Greco, scoprire che i 2/3 degli elegibili significa 170 persone su 230 sanno leggere e scrivere, sono alfabeti, che alcuni di questi hanno un reddito molto elevato. Certo, stiamo attenti, non siamo nella democrazia del secondo Novecento, queste elite sono, come dire,
molto unite sul piano della oligarchia, per esempio, hanno molti parenti fra di loro. Anche lo studio dei legami di parentela è interessante. Dei 200 e più eleggibili, solo un quarto non ha legami di parentela, tutti gli altri sono genitore, figlio, fratelli, zii, cugini e nipoti. Il barone Ercole Cappellani nella lista degli eleggibili ci mette i suoi 5 figli, e grazie che il partito Cappellani è un partito forte. Ma di che cosa ci scandalizziamo, scusate? La classe politica si forma attraverso la ricchezza, attraverso la parentela, attraverso la clientela, cioè attraverso le relazioni che si stabiliscono dal punto di vista sociale. E chi sono questi artigiani di Palazzolo che sono amministratori o comunque personaggi influenti? Pensate ai Costa, famiglia di ebanisti famosi nella Sicilia del primo Ottocento. Pensate a un pittore come Paolo Tanasi, che è un pittore riconosciuto e che è un personaggio dell'elite palazzolese del primo Ottocento, altro che vecchi nobili schiantati e soltanto il mondo feudale che dominerebbe fino al secondo dopoguerra. Qui c'è una elite mobile, c'è una elite colta, e questa mobilità si evidenzia anche come in un bel paragrafo Santo Greco ricorda, anche attraverso la socialità dei caffè, dei circoli. E cari amici, noi eravamo abituati nel 600, nel 700 ad avere le confraternite, erano le confraternite i luoghi dell'associazione, la confraternita degli agonizzanti che stava con San Paolo, la confraternita collegata a San Sebastiano. Ci sono ancora nel primo Ottocento, ma stanno decadendo. Adesso ci sono i circoli, i circoli. E che cos'è il caffè centrale? Chi lo apre? Lo apre la famiglia Messina nel 1835 nel quartiere San Paolo. Naturalmente ci sono 42 soci. E che si fa nel circolo? Nel circolo, certo, si gioca a carte, c'è il biliardo. Ma cari amici, nel circolo arrivano i giornali, arrivano le gazzette, si parla di politica, si vede cosa succede in Austria, in Germania, che cosa accade in Europa, si discute di politica, e la grande politica si raccorda con la politica locale. E il quartiere di sopra non sta a guardare, perché appena 7 anni dopo si apre il caffè dei civili, che naturalmente va, è una sorta di contrabbasso rispetto al caffè centrale. Ogni parte della città, le due parti della città hanno le loro organizzazioni, hanno due chiese che si contendono. Ovviamente San Sebastiano riesce a ottenere l'autonomia parrocchiale dopo una lotta terribile che il parroco Musso cerca nei primi decenni dell'Ottocento, è costretto a fuggire da Palazzolo a un certo punto, perché costretto a fuggire da Palazzolo perché nessuno poteva impedire che la bellissima chiesa di San Sebastiano non avesse la sua autonomia di parroccato. Ma non è questo il punto. È una città che cresce, è una città che sale, ed è una città, e finisco rapidamente l'ultimo passaggio che volevo fare, ed è una città nella quale si svolgono anche grandi eventi rivoluzionari, perché anche qui abbiamo le rivolte che cadenzano l'Ottocento meridionale e italiano, il 1820-21, il 1837, la rivolta del colera, la rivoluzione del colera, il 1848, lo ricordava Luigi Lombardo, il 1860, l'arrivo di Garibaldi, la spedizione dei Mille, l'Unità d'Italia. È straordinario il modo filologico e attento attraverso le carte con cui Santo Greco, come dire, ricuce
storia generale e storia locale, e ricostruisce le vicende locali, le grandi fratture rivoluzionarie, andando a verificare l'impatto della realtà locale. Palazzolo non è un piccolo borgo rurale sequestrato, lontano, periferia, dove non succede nulla. A Palazzolo arrivano le grandi ondate rivoluzionarie della storia europea, quindi il 1820-21, arriva il 1837 con tentativi di rivolta popolare. Certo, la classe dirigente che si è insediata al potere cerca di contenere, perché quando c'è il pericolo di una rivoluzione che viene dal basso, quando si muovono le masse contadine, non c'è più differenza tra cappellani, d'albergo, Messina, tutti uniti per mantenere l'ordine borghese, per mantenere il diritto di proprietà. Ma di cosa ci scandalizziamo? Ma di cosa ci scandalizziamo? Questa è la storia della borghesia europea, è la storia degli equilibri sociali del vecchio continente, e quindi l'elite palazzolese litiga quando c'è da litigare, si ricompatta quando c'è da ricompattare. Naturalmente ci sono le faide, le gelosie, i contrasti, e quando nel 1848 era ormai da parecchi anni che Giuseppe d'Albergo, figlio di Paolo, era diventato un po' il sindaco diciamo per lungo tempo della città, e quando scoppia la rivoluzione del 1848, che ricordo è una rivoluzione europea, la rivolta scoppia a Palermo, poi scoppia a Parigi e poi scoppia a Vienna, scoppia in tutta l'Europa, a Palazzolo c'è la rivoluzione del 1848. È chiaro che l'elite locale cerca di compattarsi. Bene ha detto Luigi Lombardo dicendo: ma qual è il problema del 1848 che si ripropone nel 60? Nel momento in cui le grandi masse scendono in piazza, il problema della tassazione locale, caro sindaco, oggi per fortuna ancora non siamo così, ma rischiamo di arrivarci, e naturalmente c'è la rivolta sulla principale voce di tassazione, che era l'odiato Tazio sul Mace. Una tassa odiosa, ma era l'unico cespite consistente che aveva il potere. La rivolta del 1848 cosa avrebbe richiesto? L'abolizione o quantomeno la riduzione del Tazio del Mace. E in molti paesi della Sicilia il Tazio sul Macino, l'odiata tassa sul macino, viene ridotta o abolita, tra parentesi, facendo fallire i comuni, perché ovviamente si abolisce il principale cespite e il comune non può sistemare le strade, non può assistere gli orfani, non può sostenere nessuna spesa, questo poi è il disastro finanziario. L'elite di Palazzolo, il marchese d'Alberto, cerca di non abolire il Tazio sul Macino, anche nella rivoluzione, di mantenere la finanza comunale. La famiglia Messina, che pure era, apparteneva allo stesso centro sociale, allo stesso quartiere di San Paolo, entrambi di D'Alberto e in Messina del quartiere Sottano, non ci sta, non ci stanno. E naturalmente accade che il barone Salvatore Messina cerca di montare un tumulto, una rivoluzione, è stata definita una controrivoluzione, non lo so se era invece la rivoluzione, perché il barone Messina dice: non ci sto più con il sindaco d'Alberto, io voglio che il Tazio sul Macino sia abolito o sia ridotto. Aveva ragione D'Alberto non distruggere le finanze comunali, o aveva ragione il barone Messina che si fa paladino delle classi popolari del paese? Andremo lontano. Certo è che dietro questa lotta politica sulla tassazione locale c'è una lotta anche politica personale,
perché in parole Giuseppe Tambiello, sindaco, si propone candidato al Parlamento Generale di Palermo e vuole fare il deputato della città, mentre in parole Messina vuole candidato il figlio Vincenzo, che poi avrà un ruolo nel 1860. Vedete carissimi amici com'è complicata la storia. Ci sono le lotte personali, gli odi, la lotta politica, ma ci sono anche diverse progettualità, il fisco, gli odi personali, la competizione. E tutto questo avviene nel 48-49, poi una rivolta ci sarà anche questa sedata nel settembre del 49 e il marchese Giuseppe D'Albergo ci rimetterà le penne perché verrà costretto all'esilio forzato, perché a dire dei Borboni la rivolta del 48 era stata nel frattempo repressa ed era finita, non era stato attento a reprimere prima del tempo il malcontento popolare. Certo è che a partire dagli anni 50 non saranno più i cappellani, non saranno più in albergo, e emerge come nuovo gattopardo, ma lo dico nel senso politologico del termine, questa figura di Vincenzo Messina, figlio del barone Salvatore e barone della Bibbia, che con grande abilità, e Salvo Greco lo ricostruisce analiticamente nell'ultimo capitolo, gestisce la difficile transizione dai Borboni al Regno d'Italia, dal Regno delle Due Sicilie al Regno d'Italia, operazione quanto mai difficile, un regime al posto di un altro. Pensate cosa è successo in Italia tra il 43 e il 45, la fine del fascismo e la nascita della Repubblica, la Resistenza, la guerra civile, c'è stata una guerra civile nel paese. L'elite palazzolese, grazie a questa figura di Vincenzo Messina, riesce a ricompattarsi e a garantire la transizione. Viva Garibaldi e Vittorio Emanuele. Viva Garibaldi e Vittorio Emanuele, qualcuno potrebbe dire, perché tutto cambi, perché tutto resti com'è. Non è così, non è così, perché se noi dicessimo questa banalità non avremmo capito nulla di questa storia. Palazzolo è una cambiata, era stata rivoltata come un calzino nell'Ottocento Borbone. Anzi, ho raccomandato al professore Greco, dai, vai avanti, ci manca ancora un pezzo di questa ricerca. Quali furono le opere pubbliche realizzate, la viabilità? Da quel poco che so, ne parlavamo stamattina con il professore Lombardo, le ricerche che fa la sua signora, e mi sembrano cose di straordinaria importanza, c'è stato un grande riordinamento urbanistico del paese, c'è stata soprattutto una operazione parzialmente riuscita ma importante di ricucitura urbanistica dei due quartieri. Basta fare bene le strade tra sopra e sotto e le due antiche comunità si riunificano. Si riunificano, Monica di sopra e Monica di sotto si lottavano a morte, ma non c'era collegamento. Ragusa Ibra e Ragusa Superiore erano divise dalla mancanza di viabilità. E viva le strade! Viva le strade ieri e oggi che collegano, che rompono antichi campanilismi. Da questo punto di vista, l'elite conta nella città. Si impegna sul piano delle opere pubbliche, consentitemi, il barone Vincenzo Messina sarà stato un gattopardo abilissimo, certo che è stato un gattopardo abilissimo, ma è riuscito a realizzare il passaggio al Regno d'Italia riunificando anche politicamente i due quartieri. I due quartieri, no, attenzione a non insistere troppo sulla divisione, che è una divisione culturale, antropologica, religiosa, ma non consideratela come una sorta di, come dire, di DNA del paese. Non è così. Oggi a Ragusa si mettono a ridere quando
gli raccontiamo le vecchie storie. E Palazzolo cosa fa? Deve alimentare ancora questa vecchia mitologia del sopra e sotto, o non progetta il suo futuro come città barocca dell'UNESCO senza differenze? Il barone Messina fa questa operazione, e quando il 30 maggio del 1860, il 18 maggio si inalbera la bandiera tricolore, viva Garibaldi, viva Vittorio Emanuele, il problema, il programma è: speriamo che i democratici non ci prendano troppo, speriamo che la proprietà rimanga nelle nostre mani, ma non perché tutto rimanga così com'è, ma perché la borghesia riesca a portare avanti un progetto di sviluppo. E quando penso che Vincenzo Messina, barone di Bibbia, nel 1868 fonda l'Accademia o la Società del Progresso, riesumando la vecchia gloria dell'Accademia a Firenze di metà Settecento, vedo una grande operazione culturale. Quel personaggio piacerà, non piacerà, era della destra storica, non sappiamo cosa succede dopo nella storia del paese, ma l'Unità d'Italia trova un'elite pronta e preparata, un paese che ha superato gli antichi dualismi e gli antichi divari, una città, la nostra, pronta all'appuntamento e alle sfide della modernità. Altri, mi auguro lo stesso professore Greco, potranno analizzare come la città si è trasformata nei 160 anni, nei 155 anni dell'Unità d'Italia. È un grande capitolo ancora da scoprire. Le carte, i documenti ci sono, ci vogliono risorse, mezzi e impegni anche delle amministrazioni locali. Non perché qui ci sia il sindaco Scipetta che conosce come io la penso, e so anche in quali impicci oggi le finanze comunali si dibattono, ma molte volte, caro sindaco, non la prenda come predica, la dico al mio sindaco e lo dico a Enzo Bianco quando lavoro a Catania come presidente della facoltà: una mezza sagra in meno e un po' di impegno per dare fiato alle ricerche che, ricostruendo la memoria storica, restituiscono identità civile, identità collettiva, non tanto ai tanti concittadini presenti, io penso ai ragazzini delle scuole, penso a quella generazione di 10-15 anni che fra 10-15 anni racconterà il testimone e sarà la classe dirigente del 2030, del 2040, quale lascito di identità, quali radici diamo loro. Se noi oggi parliamo di turismo, parliamo di beni culturali, parliamo di nuovo modello di sviluppo utilizzando i fondi strutturali, parliamo di quei palazzi, di quelle storie, di quelle famiglie, non vorrei che si dimenticasse quella storia, che non è una storia locale, è una storia italiana, è una storia europea, perché l'UNESCO non è un organismo della provincia di Siracusa, ma è una grande agenzia internazionale che ci ha dato un marchio, e quel marchio va rispettato, va onorato, va valorizzato, perché su questo si può crescere nel rapporto tra passato, presente e futuro. Grazie. Devo dire, ti ha spiegato i meriti del libro, ti ha illuminato le dinamiche politiche e amministrative nelle quali mi trovo impegnato la classe dirigente palazzolese, che, come ha detto il professore, potrebbe essere di esempio per l'attualità, per cui il libro trapassa dal passato al presente e forse anche al futuro, il che non è motivo secondario perché venga letto. Ora io passo la parola all'autore, e accusai poco fa
di note torrenziali, ma rubavo l'espressione a un grande storico che si chiama Luciano Canfora, che lo dava di un autore tedesco accademico che aveva scritto un libro niente di meno che su Giulio Cesare. Io l'ho utilizzata scherzosamente e amichevolmente per Salvo Greco. I meriti del libro sono in dubbi. A lui la parola per le sue considerazioni. Sì, io vorrei partire da alcune osservazioni. Sicuramente, come giustamente l'amico Luigi Lombardo sottolinea, è vero che lo stesso fatto in un'epoca si racconta in un modo e in un'altra epoca in un altro modo. Io però vorrei partire anche da una citazione che non a caso ho posto proprio in epigrafe all'inizio del testo. Non è una citazione casuale, con il professore abbiamo, vi ricordo, discutemmo anche di questo, delle possibili citazioni, se inserire anche qualche citazione all'inizio dei capitoli. Il passato è per definizione un dato non modificabile, ci dice Mark Bloch in Apologia della Storia, che è stato l'antesignano della storiografia contemporanea, uno dei maestri della storiografia contemporanea e della École des Annales di Parigi. Sempre il Bloch continua in questa brevissima citazione: la conoscenza del passato però è una cosa infine, qualcosa che si trasforma e si perfeziona incessantemente. Io l'ho posta all'inizio proprio per questo motivo. Certamente il mio non è un intento né esaustivo in un'epoca così complessa come è stato sottolineato da tutti i relatori, come questa, né intendo mettere, diciamo, la parola fine o chiudere definitivamente su interpretazioni che possono anche modificarsi nel tempo, no? Però io mi sono mosso nel solco di una tradizione storiografica che appunto parte da questa da Bloch e che poi negli ultimi decenni ha visto anche nel professore Barone uno dei maestri proprio appunto nello studio di quest'epoca, che è una tradizione, tutta una tradizione prima liberale e poi marxista, mi riferisco sempre all'epoca Borbone, aveva considerato un'epoca soltanto di oscurantismo, un'epoca in cui si va soltanto indietro e non si progredisce. È vero, come è stato detto e come tutti sappiamo, era una monarchia assoluta, la monarchia borbonica, però noi veniamo da questa preistoria, io la considero un po' la preistoria della nostra contemporaneità, appunto da questa lotta politica, da una partecipazione che prima non c'era, non poteva esserci una partecipazione in epoca feudale. Non abbiamo il prima, effettivamente, abbiamo soltanto, venendo sempre alla storia di Palazzo, io ricordo meritoriamente, per anche citare, e non è un caso che io abbia invitato anche l'Istituto Studi Agrensi, perché sono partito a proposito della bibliografia, proprio dagli studi del dottor Tonino Grimaldi, del professore Carlo Monaco e di altri, del professore Ariotta, e di altri studiosi che hanno avuto questa lungimiranza nel creare un'istituzione importante, no, per la nostra comunità nel lontano ormai 1980, proprio perché da loro ho colto anche degli spunti importanti, no, degli spunti significativi, e uno di questi è stato il più recente, diciamo, prima di questa nostra preistoria che si apre appunto politica del 1812 e il 1644, a proposito del principe Ruffo, no? Uno degli antenati dei Ruffo, ultimi signori della baronia di Palazzolo, del castello che ultimamente è stato finalmente riscoperto, rivalutato per quello che resta naturalmente per i ruderi, anzi ricordo anche uno studio importante del professore. Sì, non ci sono. Certo, infatti no, quello che ci resta, insomma,
le testimonianze di questo passato. Cioè, abbiamo come precedente nella storia di Palazzolo, nella storia moderna, abbiamo una rivolta popolare contro il Ruffo del 1644. Probabilmente, come dice l'amico Luigi Lombardo, questa contrapposizione non inizia all'epoca che io racconto, no? Documentandomi, no? Non inizia, forse comincia in epoca moderna, e poi anche riallacciandomi al dopo, probabilmente ancora vedremo le fortune dei Messina proseguire. Sappiamo che negli anni 80 è sindaco Guglielmo, il fratello del baronello Vincenzo, baronello all'epoca del 1848. Per cui dico questo perché appunto la storia non la si scrive, non è come Tucidide ci ha insegnato, un possesso per sempre, non è ectema essa aerei, non è un possesso per sempre, ma è davvero, come Bloch ci insegna, si trasforma continuamente. Per cui io ho cercato di superare un po' le difficoltà, di mettere ordine in un ambito che era ancora inesplorato, quasi del tutto inesplorato. Pieno merito a Luigi per aver aperto il periodo, no? Di questa epoca che raccontiamo, appunto con la lotta politica del 1812 che io ho approfondito, e quindi non c'è alcuna pretesa, ci mancherebbe, e neanche dire quando inizia questa contrapposizione, no? Qual è l'origine. Sicuramente però è affascinante, e per me lo è stato, insomma, per me che ho fatto quest'opera, l'ho voluta proseguire, grazie alla supervisione del professore Barone. Il mio intento è proprio di descrivere un'epoca che non conosciuta con intelletto e con amore, è quello che ho cercato di fare. L'ho fatto perché, non perché io sia uno storico di professione, sono un appassionato, e come tale, insomma, ho regalato questo mio lavoro ad una città che ha dato i Natali ai miei genitori, ai miei avi, una città a cui io sono profondamente legato. Ho incontrato molti di voi si ricordano, insomma, della mia infanzia, di quando ho trascorso, diciamo, i primi anni della mia vita qui, e c'è stato sempre un legame molto stretto, e quindi non è casuale avere scelto intanto questo argomento, perché avrei potuto scegliere anche un altro argomento piuttosto che studiare, e questo era l'argomento della tesi, le liste degli eleggibili del comune di Palazzolo. Quindi motivazioni sicuramente affettive, e poi anche perché la storia sicuramente ci insegna, come è stato brillantemente espresso, l'esempio di questi personaggi contrapposti da invidie, gelosie magari personali, oltre che da una lotta politica che negli anni delle rivoluzioni si fa più forte, però che hanno appunto dato un volto a questa città così come noi la conosciamo. Sul 1848 sono partito, è una pagina sconosciuta a me per primo, perché ho trovato dei documenti importanti in quel fondo della mia corte criminale, a proposito di fatiche a cui accennava Luigi, un fondo che non facile consultazione, perché non ha un inventario analitico, soltanto un inventario generico e non analitico. Ebbene, io pazientemente ho
sono riuscito a tirare fuori un processo importante che poi leggerete, quello che racconta i fatti di cui sono protagonisti appunto i Messina, no? E il processo che parla di controrivoluzionari, di controrivolta, e c'è questo moto sociale in effetti, e anzi in un passaggio interessantissimo, perché questi processi davvero ci danno anche il polso della situazione, ci comunicano, perché pazientemente trascritti dai cancellieri, no? Il barone Messina pronuncia a proposito della diminuzione dell'odiato Dazio del Macino, e approfitta proprio di questa sua presenza in mezzo al popolo, prima di questa rivolta, di questo tentato omicidio, perché c'è un tentato omicidio, no? La polizza si contende, figli miei, è trascritto proprio in dialetto, no? Che avevo diminuito la polizza, la mezza polizza. Cioè, sono stato io, barone Salvatore Messina, mentre era stato Filippo Gordo, ministro delle finanze, io questo in una delle note torrenziali, in una delle mie note torrenziali lo metto in evidenza anche per dare conto al lettore di processi che appunto non si risolvono a Palazzolo e a Siracusa, ma perché hanno una composizione prima a Palermo, tra tante contraddizioni di questa rivoluzione del 48, e che poi a livello locale viene agitata per dare, diciamo, un'impronta a questa o a quella famiglia. Non aggiungo, diciamo, altro, ci sarebbero altre piccole, diciamo, osservazioni. Auguro, diciamo, buona lettura a tutti coloro i quali vorranno leggere, avranno la pazienza, l'interesse, la curiosità, e sottolineo anche un particolare, e vi ringrazio di questo. Il libro è uscito a gennaio, ma l'entusiasmo, prima la curiosità e l'interesse, accompagnato anche dalla stampa, insomma, c'è però un eco, c'è un eco, dicevo, mi avete accompagnato un po' tutti, no? Sia a Palazzolo, sia nella presentazione di Siracusa, qui il professor Amato lo può anche, lo può ricorderare, lo può testimoniare, tanto affetto e anche da grande entusiasmo. Io di questo sono grato a tutti, insomma, per quello che, insomma, mi state testimoniando, perché sono grato ai responsabili, ai presidenti delle associazioni, che altrettanto entusiasticamente e con spirito collaborativo hanno subito condiviso questo momento importante per me, sicuramente momento importante a livello personale, e naturalmente il sindaco, che ha da subito visto, diciamo, con interesse l'opera, che ci ospita, insomma, e che ha visto con attenzione e con interesse l'opera che poi ho portato a termine. Ed infine il professore Barone, che io l'ho scritto anche nell'introduzione, ma mi piace sottolinearlo di presenza anche qui, insomma, non so come ha fatto a Siracusa. Non è stato soltanto il professore, no? Non è stato soltanto il maestro che ha guidato il discepolo, insomma, il suo, diciamo, indegno discepolo, ma è stato soprattutto un compagno di viaggio che appunto mi ha condotto per mano fino al traguardo. Il traguardo non era scontato, non sapevamo noi all'inizio dove sarei arrivato, dove saremmo arrivati, ma è grazie appunto a questa compagnia, insomma, più che e oltre che alla sua professionalità, che ho toccato e tocco oggi questo traguardo, che reputo importante e che condivido con voi stasera. Grazie a tutti.
Domani comincia il Festival dei Giovani qui a Palazzo Vacrede. Io lascio la parola un attimo al sindaco per orata darvi delle informazioni. Io ne voglio approfittare, questo mi scuso con il professore Barone, ma domani mattina alle 9.30 avrà inizio al Teatro Greco la 22esima edizione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani. Chiaramente il festival dura fino al 1° giugno, chiedo a tutti di partecipare proprio per fare capire che questa è un'iniziativa che il territorio nella sente sua, e come tale sostanzialmente la nostra partecipazione è estremamente importante. Tra l'altro domani mattina in apertura avremo sia il sovrintendente dei beni culturali sia il commissario della Fondazione Inde, quindi la partecipazione è importante, per questo è sempre il dovere di comunicare a tutti voi. Domani pomeriggio ci sarà il nostro vice.